Luisa, del coordinamento di la Coppia di Frosinone. Noi volevamo presentare questa sera un documento congiunto che è scaturito da un incontro pubblico che abbiamo fatto a Torrice il 14 settembre, sabato 14. È un incontro pubblico che insomma, ha visto i comitati presenti, anche il coordinamento regionale, noi del provinciale, comitato di Torrice locale e il sindaco presente, quindi, ed è, da questo incontro è venuto fuori questo documento, appunto, congiunto comitati e sindaci che lo stanno sottoscrivendo e dove insomma denunciamo la gravissima situazione in cui versa il nostro territorio a causa provinciale, il nostro ATO 5, a causa della pessima gestione del servizio idrico, non solo a causa del gestore, ma a causa proprio di un sistema di gestione che si è rivelato fallimentare, inefficace, ma anche al di fuori di qualsiasi principio di legalità e di democrazia. Quindi la situazione è veramente drammatica, ancora le ultime vicende che hanno visto lunedì scorso l'Assemblea dei Sindaci dove si è votato. Dove si è deciso di non votare ancora la risoluzione contrattuale contro il gestore. E oggi c'era la consulta d'ambito, infatti doveva venire l'amministratore da Cassino, però non è potuto venire per questo. Quindi insomma abbiamo deciso di stilare questo documento, di presentarlo alla Regione, a Zingaretti, al Presidente del Consiglio regionale e alla Commissione Ambiente. E ve lo vorrei leggere perché insomma riassume molto bene la situazione che stiamo vivendo e l'appello che facciamo alla Regione, tanto è breve. La gestione del servizio idrico nel lato 5 Lazio Meridionale, Frosinone, è la drammatica dimostrazione dei guasti causati dall'affidamento in regime di monopolio ad un gestore privato di un bene indispensabile alla vita come l'acqua. Il trasferimento degli impianti e delle reti da parte dei comuni ad Acea ATO 5 SPA, iniziato nell'ottobre del 2003 e conclusosi per oltre il 90% a giugno del 2004, ha significato il vertiginoso peggioramento del servizio e delle condizioni della risorsa, accompagnato dalla costante pretesa del gestore, da sempre e da subito inadempiente, di vedersi riconosciuti nelle fatture emesse nei confronti degli utenti asseriti maggiori costi di cui già non hanno trovato traccia nel 2007 gli stessi advisor nominati dall'autorità d'ambito e di cui il CONIRI nel 2008 certificava comunque la non esigibilità a termini di legge e di contratto. La gestione di Acea ATO 5 SPA ha danneggiato e danneggia i cittadini, il territorio e il patrimonio degli 86 comuni che ne fanno parte. Se il 75% del territorio non è servito da depuratori in regolare e funzionale esercizio, se le cosiddette perdite si attestano sempre su una percentuale analoga, se gli investimenti effettuati per esplicita ammissione del gestore sono in una percentuale minima rispetto a quanto previsto dal piano d'ambito scaturito dalla gara, se decine di comuni lamentano in un territorio ricco di acqua e di qualità di acqua interruzioni di giorni, se non di settimane, se non di mesi, nella normale erogazione della risorsa, se la manutenzione delle reti e degli impianti, sia ordinaria che straordinaria, il più delle volte non viene fatta e gli allagamenti che si protraggono per settimane, se non per mesi, ne sono una drammatica evidenza, tutto ciò non può non avere drammatiche ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini, sulla salute degli stessi, sulle condizioni di un territorio già provato sia idrogeologicamente sia dal punto di vista ambientale, come la vicenda della Valle del Sacco attesta, sia sullo stesso patrimonio dei comuni, proprietari delle reti e degli impianti, depauperato dall'incuria e dall'inerzia di un gestore inadempiente. Di fronte ad una simile tragica emergenza, appare di tutta evidenza il tragico fallimento dell'architettura istituzionale che, in applicazione della legge Galli, la Regione Lazio si è data a partire dalla seconda metà degli anni 90. L'autorità d'ambito, il suo legale rappresentante, la consulta dei sindaci, la segreteria tecnica operativa e la conferenza dei sindaci a tutt'oggi, ovvero a 10 anni dall'inizio della gestione, non sono stati in grado di porre Acea ATO 5 SPA di fronte alle proprie responsabilità, di pretendere dal gestore il rispetto delle leggi e dello stesso contratto sottoscritto, di applicare le penali e le revisioni tariffarie previste in relazione alla qualità del servizio erogato, di difendere i cittadini vessati da fatturazioni illegittime e irregolari, di ottenere almeno dal gestore il pagamento degli oneri concessori dovuti.
Gli esiti della conferenza dei sindaci del 9 settembre ne sono l'ennesima e desolante dimostrazione. 34 sindaci avevano formalmente richiesto la convocazione della stessa conferenza per mettere in votazione la risoluzione del contratto per colpa del gestore. La conferenza, per l'ennesima volta, ha deciso di non decidere e il presidente, il commissario Patrizzi, si è assunto la responsabilità di non porre neanche in votazione lo stesso ordine del giorno che aveva portato alla convocazione. Agghiacciante la motivazione di tanti sindaci che a decine di anni dall'avvio della gestione, dichiarandosi responsabili e preoccupati per le ricadute di un eventuale pronunciamento, chiedono ancora di conoscere i termini della questione. È necessario che la Regione Lazio, decaduto il 31 dicembre 2012 liato, proceda con urgenza a legiferare il nuovo assetto istituzionale del servizio idrico integrato, stabilendo modalità di gestione che ridiano effettivamente ai cittadini e agli enti locali di prossimità il controllo e il governo sulla gestione del servizio di un bene indispensabile alla vita come l'acqua, escluda ogni logica di profitto dalla sua gestione e che ponga al centro la tutela delle persone, del territorio e della risorsa. In questo senso, i comitati del coordinamento acqua pubblica della provincia di Frosinone e i comuni sottoscritti sostengono la proposta di legge avanzata con il meccanismo del referendum propositivo depositata presso la segreteria del Consiglio regionale. Nel denunciare l'insostenibilità di una situazione che si protrae ormai da troppo tempo, i comitati e i sindaci, che non rinunciano e non intendono rinunciare a difendere i loro cittadini e il loro territorio, fanno appello alla Regione Lazio perché si faccia parte attiva per liberare un territorio da una situazione che contrasta con i fondamentali principi della democrazia, del diritto e della legalità. Questo quindi è il... presenteremo a breve, appena finiranno di sottoscrivere i sindaci. I sindaci, oltretutto, che si vedranno a breve, questa insomma è una grande novità per il nostro territorio, e stiamo cercando di lavorare insieme appunto per quelle sinergie di cui parlava il sindaco, tra comitati e sindaci, e si riuniranno tra pochi giorni almeno questi 9 sindaci che durante l'ultima assemblea hanno votato contro la mozione di voto, che insomma hanno votato per poter discutere, per poter votare per la risoluzione contrattuale, si riuniranno e con noi lavoreremo insieme anche ad una delibera dal documento per fare in modo che insomma il documento abbia anche maggiore efficacia rispetto all'amministrazione. E questo insomma, e vabbè, ci sono anche i sindaci appunto che volevano essere presenti, non hanno potuto per gli appuntamenti che avevamo in provincia, che si rivolgono anche al sindaco Benedetti Battisti, insomma, mostrandosi assolutamente a disposizione per una collaborazione prossima e per insomma agire insieme, ecco, in questo senso. Va bene, grazie.